Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dell'occhio rosso e lo faremo insieme al dottor Livio Vitiello, che è dirigente medico di primo livello presso il presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla in provincia di Salerno ed esercita la libera professione presso il proprio studio oculistico sito a Ponte Cagnano Faiano, sempre in provincia di Salerno. Buonasera dottor Vitiello e bentrovato. Buonasera a voi e grazie mille per l'invito. Ma grazie a lei, dottore. Quindi, quando possiamo parlare di occhio rosso? Allora, diciamo che l'occhio rosso rappresenta il segno clinico più, frequente e più immediato anche da parte del paziente nell'andarlo a rilevare e rappresenta davvero una delle problematiche oculistiche principali dal momento che può essere ricollegato a tante e diverse condizioni cliniche differenti, tutte quante con cause diverse, tutte quante con terapie diverse. Ecco, dottore, quali sono le condizioni cliniche che possono determinare l'occhio rosso? Allora, le condizioni cliniche, diciamo, sono davvero svariate, perché come ho detto con la piccola introduzione che abbiamo fatto, rappresenta il sintomo e anche il segno clinico più frequente in assoluto. Nella fattispecie ve ne tratterò solamente alcune, perché altrimenti saremmo qui davvero a discutere tantissimo su questa condizione, e nella fattispecie vi tratterò alcune anche delle più frequenti o quantomeno delle più pericolose. Una di quelle che generalmente più preoccupa il paziente per il suo effetto scenografico, ma che in realtà è abbastanza innocua, è rappresentata dall'emorragia sottoconiuntivale, di cui adesso vedremo anche un'immagine esattamente, che come potete vedere rappresenta una condizione in cui abbiamo una zona settoriale di rossore rappresentata da una raccolta sottocongiuntivale di sangue. In genere questa condizione viene determinata da una rottura di un capillare che può essere legata o a un trauma oppure a uno strofinamento, diciamo, meccanico proprio dell'occhio, oppure, e questa è la condizione, diciamo, un pochino più da tenere in considerazione, da una rottura di un capillare legata ad un aumento della pressione arteriosa. Infatti, in genere in questi casi, quella è la cosa da andare ad attenzionare maggiormente. Un'altra causa abbastanza comune dell'occhio rosso è rappresentata ad esempio dalla congiuntivite, che può avere, diciamo, le più svariate eziologie e cause. Le principali sono rappresentate sicuramente da quella che può essere una congiuntivite su base allergica oppure da una congiuntivite su base infettiva. Anche questa, diciamo, in un certo qual modo è caratterizzata da questo rossore diffuso che, appunto, a differenza dell'emorragia sottocongiuntivale che era settoriale, qui il rossore tende a essere generalizzato. Altra condizione che può essere associata a quello che è l'occhio rosso è rappresentata dalla sclerite. La sclerite è, diciamo, una condizione infiammatoria a carico della sclera che anche questa, diciamo, in un certo modo è caratterizzata da un rossore, questa volta settorializzato, che può sembrare simile a quello, diciamo, di un'emorragia sottocongiuntivale, però in questo caso vediamo anche l'interessamento proprio dei vasi che risultano essere maggiormente, diciamo, gonfi e in un certo modo visibili, oltre al rossore legato da questa infiammazione della sclera. Altre due condizioni abbastanza, diciamo, importanti che possono determinare una condizione di occhio rosso sono rappresentate dall'uveite, che può presentare, diciamo, una condizione di rossore generalizzato molto simile a quella di una congiuntivite, però è molto più intenso e soprattutto si associa in particolar modo anche a dolore spesso. E poi abbiamo una delle condizioni più pericolose in assoluto in oculistica, che è rappresentata poi dall'endoftalmite, che è una vera e propria infezione dell'occhio intesa proprio come infezione intraoculare, quindi a volte anche a partenza sistemica, che in genere si caratterizza per un rossore davvero molto intenso, ma soprattutto anche qui da un dolore molto molto accentuato. Dottore, quali sono i sintomi che si possono associare all'occhio rosso? Diciamo che i sintomi si collegano sempre a quella che è la condizione che ha determinato l'occhio rosso. Andando a riprendere diciamo, le condizioni che abbiamo trattato in precedenza, l'emorragia sottocongiuntivale in genere è sempre asintomatica, cioè al di là dell'occhio rosso con questa piccola raccolta di sangue in genere non abbiamo altri sintomi. Al massimo il paziente potrebbe avere sintomi sistemici se la condizione è legata ad un aumento della pressione arteriosa,
ad esempio il mal di testa, che può essere un campanello d'allarme per andare, diciamo, ad effettuare anche un monitoraggio della pressione arteriosa, o in alcuni casi l'emorragia sottocongiuntivale, sempre legata ad un aumento della pressione del sangue, può associarsi anche ad un'epistassi, cioè un sanguinamento dal naso. Per quanto riguarda invece la congiuntivite, in genere il sintomo che si associa a quello che è praticamente l'occhio rosso è rappresentato dal prurito in assoluto, ma anche la lacrimazione, un aumento della lacrimazione, e anche quello che può essere una sensazione proprio di corpo estraneo nell'occhio, come se ci fossero tanti granellini di sabbia. Questo vale sia per la congiuntivite su base infettiva, sia per quanto riguarda la congiuntivite su base diciamo allergica. Per quanto riguarda invece le altre tre condizioni, cioè la sclerite, l'uveite e l'endoftalmite, oltre al rossore, una delle condizioni, diciamo, uno dei sintomi che più si associa a queste condizioni è rappresentato, come abbiamo detto, dal dolore. Il dolore che è particolarmente pungente, come delle fitte per quanto riguarda la sclerite, un dolore invece molto più intenso e continuo, costante, per quanto riguarda l'uveite e in particolar modo l'endoftalmite. Dottore, quali sono le possibili soluzioni quindi per gestire l'occhio rosso? Allora, diciamo che in generale, come abbiamo visto, l'occhio rosso è un sintomo oculistico che può abbracciare le condizioni cliniche più svariate, ognuna delle quali può avere delle terapie differenti. Diciamo che in generale, rimanendo sempre nel contesto di quelle trattate oggi con voi, bisogna sempre indirizzarsi a quello che è l'oculista di riferimento, che saprà, diciamo, in un certo qual modo dare le indicazioni più appropriate in base alla condizione clinica, anche in seguito a quello che è una visita oculistica e in particolar modo un esame obiettivo a quella che è la lampada a fessura, che è lo strumento che noi oculisti in genere utilizziamo per fare una valutazione di base dell'occhio del nostro paziente. In generale l'emorragia sottocongiuntivale, andando a dare giusto qualche piccola indicazione, viene semplicemente controllata nel tempo, tenderà a assorbirsi da sola, e ovviamente monitorando quella che è la pressione arteriosa, che rappresenta il maggiore campanello d'allarme da attenzionare. Per quanto riguarda la congiuntivite, in genere un trattamento topico, cioè con dei colliri prescritti all'occorrenza all'oculista in base a quella che è l'eziologia, alla causa che è stata riscontrata a seguito della visita, mentre per quanto riguarda la sclerite, l'uveite e l'endoftalmite in particolar modo, a quelle che sono delle terapie locali topiche con dei colliri si associa quasi sempre anche una terapia sistemica, quindi una terapia per via generale, in genere per via orale o in alcuni casi, come il caso dell'endoftalmite, anche per via endovenosa. L'endoftalmite infatti è una condizione clinica che in genere richiede anche un regime di ricovero. Benissimo, dottore, la ringrazio veramente tanto per questo argomento così interessante che può riguardare veramente tanti. A presto. Grazie a voi, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.